Vince il Pergo con la Pro Vercelli, siamo con Fiorenzo Albertini. Allora, mister, una vittoria di capitale importanza oggi. Come tutte le vittorie, ma questo forse contava anche doppio, ecco, per l'importanza, per la classifica, per i punti e visto anche i risultati che fanno quelle al nostro livello. Una gara insomma stata molto combattuta, passata in vantaggio, poi gestita correndo qualche rischio ma cercando anche di ripartire. Sicuramente i rischi che abbiamo corso nel secondo tempo dovuti anche alla forza dell'avversario, noi più che abbassarci un po' aspettare per fare le ripartenze non avevamo molte soluzioni, siamo stati bravi poi alla fine quando loro si sono abbassati un po' a crederci. Una vittoria che insomma è arrivata all'ultimo respiro, però insomma ottenuta col cuore. Sicuramente a questa squadra gli si può imputare tutto, meno che non metta in campo tutta la forza, tutto l'agonismo che ha. Ha inserito Canessa e non Malcore, come mai? Sulle caratteristiche sono due giocatori completamente diversi, molto più tecnico Malcore, magari sicuramente più adatto per fare una seconda punta, ma se c'è da andare a fare la guerra preferisco Canessa. Un'altra domanda sui singoli, mi è sembrata una prestazione super quella del capitano oggi, Manzoni ha dettato i tempi, ha corso tantissimo mi sembra. Grande capitano come tutti i suoi compagni, però oggi come capitano ha dato l'esempio a tutti, non ha mollato. E anche Ghidotti insomma ha fatto delle cose importanti. Il Ghido è un signor portiere, peccato per quel rigore, però d'altra parte lì doveva uscire, però ci ha salvato un paio di situazioni. Adesso questa vittoria, insomma, visto come si era messa con i risultati del pomeriggio, la classifica torna perlomeno un pochino a sorridere. Allora, non sarà facile, quando si dice all'inizio ma le partite bisogna lottare fino alla fine, ma noi stiamo lottando fino alla fine, abbiamo anche sbagliato qualcosa, però come dicevo se non avessimo messo dentro quella mentalità di voler andare a forse a volte anche a esagerare per andare a cercare di prendere le partite, non saremmo qui a lottarcela.